Buongiorno ragazzi, prima di continuare con la lezione di storia della musica, volevo farvi vedere la correzione dei due esercizi che avevo dato. A qualcuno ne avevo dato uno, a qualcuno ne avevo dato un altro. Comunque sia, qua ci sono tutte le correzioni, così potete andare a controllare quali esercizi, quali erano le risposte giuste. Allora, cominciamo subito. Scusate che qua mi esce. Chiudi. Allora, dalla prima domanda, completa il testo con le parole corrette, scegliendo fra le seguenti. Allora, la risposta giusta è questa. Nel 600 la Chiesa perde la sua predominanza in campo musicale perché si afferma la musica profana e nasce il genere teatrale. Le corti e i palazzi dei nobili ora sono i nuovi centri dell'attività musicale e ogni avvenimento importante, pubblico o privato, viene solennemente celebrato in feste in cui la musica costituisce l'attrazione principale. Poi, la numero due indica se le seguenti affermazioni relative alla musica barocca sono vere o false. Allora, nascono le nuove forme vocali e strumentali? Vero. Scompare la musica per orchestra? Falso. Diventa molto importante la musica di genere profano, cioè non religiosa? Vero. La polifonia tende a scomparire e nasce la monodia accompagnata? Vero. Il genere polifonico è ancora il genere più diffuso? Falso. La musica e i musicisti sono a servizio dei nobili e dei potenti? Vero. Poi, completa le definizioni con gli strumenti adeguati riportati qui sotto. Allora, strumento a fiato di legno con imboccatura tazza è il serpentone. Strumento a fiato di legno con imboccatura d'ancia è la bombarda. Le sue corde sono battute da martelletti, il fortepiano. Il più importante strumento della musica barocca, il violino. È uno strumento a tastiere, le sue corde sono pizzicate da saltarelli, il clavicembalo, deriva dalla viella medievale, la viola da braccio. Poi, strumenti come il violino, la viola da braccio, viola, la viola da gamba, violoncello, violone, viola da bassa e contrabbasso, sono strumenti a corde detti strumenti ad arco o semplicemente archi, perché ci per suonarli bisogna strofinare le corde con un oggetto chiamato archetto. L'orchestra nel periodo barocco è formata da due risposte, da un numero limitato di strumenti, fra 20 e 30, fra cui tanti strumenti ad arco, un numero di strumenti adeguati agli ambienti dei palazzi nei quali i musicisti devono suonare. Qual è lo strumento raffigurato nell'immagine? È una viola da gamba. Allora, questo per quanto riguarda l'esercizio. Gli esercizi di pagina 107. Invece proseguiamo alla pagina 116, c'erano degli altri esercizi da fare, vediamo le risposte. Completa il testo con le parole corrette scegliendo fra le seguenti. Allora, a Firenze all'inizio del 600 si sviluppa il melodramma. Grazie ai musicisti della Camerata dei Bardi, che avevano sperimentato la monodia accompagnata chiamandola recitar cantando. Completa il testo con le parole corrette scegliendo fra le seguenti. La monodia accompagnata è una melodia cantata accompagnata da strumenti. I primi melodrammi si rappresentano nei teatri dei palazzi nobiliari, B. Al primo teatro pubblico aperto a Venezia nel 1637 possono accedere, C, tutti, purché paghino il biglietto. A teatro, grazie al diffondersi del melodramma, acquistano grande importanza anche, due risposte, i cantanti lirici e la messa in scena, A e D. Indica le giuste definizioni di oratorio e melodramma, inserendo i due termini al posto giusto. La prima è l'oratorio, forma vocale strumentale che si rappresenta negli ambienti semplici delle chiese, senza costumi e senza scenografie,
la storia narrata è sempre di carattere religioso, B invece è il melodramma, forma vocale strumentale che si presenta nei lussuosi teatri dei nobili o nei teatri a pagamento con ricchi costumi e scenografie. Le vicende narrate si ispirano alla storia antica e alla mitologia. 7. Allora colleghiamo i generi musicali e le principali forme musicali. Allora, la musica teatrale, melodramma, balletto. La musica sacra, oratorio, cantata sacra. La musica strumentale, sonata da camera, concerto grosso. Qua, 8. Scrivi al posto giusto le forme concerto solista e concerto grosso. Nel concerto solista, uno strumento dialoga con il resto dell'orchestra. Nel concerto grosso, un piccolo gruppo di strumenti dialoga con il resto dell'orchestra. Questa immagine, vabbè, ve la dico io perché non l'abbiamo fatta, è la cantata, indica, si riferisce alla cantata sacra, ma non è un argomento che non abbiamo trattato, quindi vabbè, non fa niente, se l'avete sbagliata non succede niente. Allora, passiamo invece al prossimo argomento. Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi è un compositore importantissimo del 1600. Torniamo a parlare di melodramma, ok? E di recitar cantando. È il primo vero autore dei melodrammi, perché ricerca la perfetta corrispondenza tra la parola e la musica. Che cosa significa? Che nei suoi melodrammi, quando si parla di determinate cose, c'è anche un genere musicale, un certo tipo di musica che va proprio a rappresentare drammaticamente quello di cui si sta parlando. E nel 1607 il suo melodramma Orfeo viene rappresentato a Mantova e utilizza la tecnica del recitar cantando. Forse ve l'avevo già accennato, è la stessa storia di Euridice, ma un'opera completamente diversa, molto più bella, molto più interessante del primo esperimento di opera, l'Euridice, di Jacopo Peri. Allora, io direi che adesso vi faccio vedere brevemente la videobiografia di Claudio Monteverdi. Voi, se fermate il video, vi leggete le cose con calma, io la lascio andare adesso e non parlo, ok? Thank you.
Eccoci qua. Allora, adesso andiamo a vedere invece la composizione di cui ci parla il libro. È Il lamento d'Arianna. Allora, Monteverdi aveva scritto questo melodramma intitolato L'Arianna, che parlava del mito greco di Arianna. Arianna era la figlia del re di Creta, Minosse. Avrete sentito parlare del palazzo di Minosse, dove viveva il Minotauro, no? Il re di Creta Minosse aveva avuto un figlio che aveva la testa di toro e il corpo di persone, e si cibava di persone umane, quindi faceva prigionieri gli ateniesi e altre popolazioni e li dava in pasto al Minotauro. Allora, Teseo, che era il figlio del re di Atene, aveva ucciso il terribile Minotauro e Arianna l'aveva aiutato a fuggire dal labirinto del palazzo di Minosse, che si chiamava il palazzo di Cnosso, attraverso un gomitolo di lana, no? E quindi il filo d'Arianna è proprio questo gomitolo di lana che venne dato a Teseo, il quale poi, rifacendo il gomitolo, trova la strada per tornare e per uscire dal labirinto. Dopodiché, secondo il mito, Arianna in seguito era fuggita verso Atene insieme a Teseo perché si erano innamorati, no, in quell'occasione, però Teseo l'aveva abbandonata con l'inganno sull'isola di Naxos. E qua deriva anche il proverbio piantare in Asso, ok? Cioè lasciare lì, piantare lì e andarsene via, ok? Oppure tirare il bidone a qualcuno, insomma. Mi ha piantato in Asso. Cioè, ha preso e se n'è andato e tanti saluti. Vabbè, insomma, comunque, questo melodramma, Arianna, però è andato perduto, non è stato più ritrovato, no? Perché chissà che fine ha fatto. È rimasta solamente un brano all'interno di questo melodramma che si chiama Il lamento d'Arianna, che noi ascolteremo eseguito proprio per voce basso continuo, come monodia accompagnata. Qua il basso continuo fa la voce, il liuto e il contrabbasso. Nella versione originale, Il lamento d'Arianna, praticamente il momento in cui Arianna si trova da sola, abbandonata sull'isola di Naxos e piange, okay? E si lamenta perché è stata abbandonata dal suo amato Teseo. Il testo non rispetta il ritmo misurato, vedete, come avevo detto, la monodia accompagnata si può permettere i rallentati, gli accelerati, le variazioni analogiche. Perché? Perché i sentimenti si devono esprimere liberamente e quindi è necessario a volte rallentare, a volte accelerare. Allora, andiamo a vedere velocemente il testo e poi vi faccio vedere il video ascolto guidato, ok? Lasciatemi morire, lasciatemi morire, no? Dice, si lamenta, no? E che volete voi che mi conforte? Cioè, cosa volete che mi consoli in una sorte così drammatica, in un così grande martirio, un grande dolore? Lasciatemi morire, lasciatemi morire. O Teseo, Teseo mio, sì che mio ti vuol dire, che mio pur sei, no? Dice, io ti voglio dire che pu sei pure, sei mio, no? Benché ti involi poi, benché te ne sei andato, no? Nonostante tu crudele te ne sia andato, tu sei mio, no? Agli occhi miei, crudele agli occhi miei. Quindi anche se tu sei stato crudele con me, sei sempre mio. Volgiti, Teseo mio, volgiti, girati, no? Girati indietro, no? Ripensaci. Oddio, volgiti indietro a rimirar colei che lasciata per te la patria e il regno in queste arene ancora, cibo di fere dispietate e crude, lascerò l'ossa ignude. Dice, ripensaci, torna indietro, pensa che hai lasciato indietro una che per te se n'è andata, ha lasciato la sua casa, ha lasciato i suoi genitori, la sua famiglia, e adesso tu mi hai lasciato qui da sola in quest'isola come cibo per gli animali selvatici, gli animali selvaggi, le belve feroci, ok? L'ossa ignude vuol dire in queste spiagge troverà la morte, vittima delle belve feroci e spietate.
O Teseo, Teseo mio, se tu sapessi, oddio, se tu sapessi, ohimè, come s'affanna la povera Arianna, come io mi affanno, or che forse pentito rivolgeresti ancora la prora al lito, dice, praticamente dice, se tu sapessi come soffro, forse avresti pietà di me, ti pentiresti del gesto che hai fatto. E troveresti, torneresti indietro e torneresti di nuovo nella in quest'isola rocciosa a riprendermi, ok? Allora andiamo a guardare la video lezione. Vi faccio notare che c'è la cantante che canta e sotto il contrabbasso e il clavicembalo che fanno il basso continuo. Ascoltateli con attenzione così capite bene cos'è il basso continuo. Thank you.
Molto bene. Allora, provate anche, riascoltando magari questo ascolto, a fare questo esercizio. Allora, fate l'esercizio, spegnete questo video, dopo lo riaccendete e ascoltate le mie risposte, ok? Allora, il lamento di Arianna è una monodia accompagnata, B. Il basso continuo è l'accompagnamento fatto da suoni lunghi e bassi del violone. E non solo, potremmo anche dire noi, è anche fatto dal violone e dagli accordi del clavicembalo, eh? Non è solamente, comunque è la A, anche se non è proprio giusta. Individua tra le seguenti le due affermazioni corrette. Sembra scaturire dalla recitazione delle parole, sicuramente la A. La linea melodica sale e scende di continuo a rappresentare i gemiti e i lamenti, sì. La linea melodica è sempre uguale, poco espressiva, no. L'intensità della voce cresce e diminuisce completamente, continuamente, sì. In alcuni momenti la voce è debolissima, come se il dolore e il pianto la soffocassero, sì. L'unica sbagliata è la C, le altre vanno tutte bene. Bene ragazzi, studiate queste pagine, fate gli schemi, chi li deve fare. E fate, correggete gli esercizi, fate questo esercizio e guardate se l'avete fatto giusto. Ci vediamo la settimana prossima, anzi, non ci vediamo, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti!